segni di devozione sono sia dei cuori d'argento che vengono posti dopo aver ricevuto una grazia, anche oggi, anche nel 2020 arrivano questi cuori come segno di devozione, ma sono molto interessanti i disegni delle piccole pitture che rappresentano il miracolo ricevuto. Quindi sono delle persone che hanno avuto degli incidenti, tra cui anche un mio predecessore, benemerito per 40 anni, parroco qui a Fiorano dal 1803 al 1843, che è Don Pier Giovanni Brascaglia, che andando verso Modena all'altezza di Baggiovara è caduto da cavallo, è rimasto illeso e allora lui ha chiesto ad Adeodato Malatesta di dipingergli un quadretto dove narrava la sua caduta da cavallo, e il fatto che sia uscito illeso lo ha reputato un miracolo della Madonna. Quindi ce ne sono tanti, sono persone che cadono da alberi, persone che cadono dalle scale, i vari incidenti, persone illese che disegnano il fatto e l'incolumità la ritengono un miracolo da parte della Madonna. Il primo miracolo grosso di questa immagine dipinta da Bartolomeo degli Erri nel 1460 è attribuita all'incendio del 1558, cioè dei mercenari spagnoli hanno dato fuoco al castello e anche all'immagine della Madonna che si trovava sul frontale del portone d'ingresso. Vedendo che l'immagine non bruciava, hanno aggiunto della legna perché bruciasse, ma l'immagine si divideva a destra e a sinistra dell'immagine e quindi hanno reputato questo un miracolo. Da questo evento è stato dipinto il soldato che trovate sull'affresco della Madonna con bambino e sono iniziati i pellegrinaggi che hanno portato ovviamente segni di devozione, c'eri anche delle offerte. Da queste offerte si è costruito un piccolo oratorietto. Poi il vescovo di Modena, venendo a ringraziare per il miracolo, ha chiesto ai fioranesi e non solo di costruire un grande santuario, ed è questo che voi vedete tutti i giorni. Ci sono alcuni pezzi molto antichi, il più antico è questa croce che si ritrovava davanti alla vecchia chiesa parrocchiale di Fiorano, ed è una croce in sasso del 1273. È il pezzo più antico, prima era all'esterno, poi per proteggerlo l'abbiamo portato all'interno, dopo che la chiesa è stata distrutta. Poi le altre cose importanti che ci sono dentro questa sala, ma ce ne sono anche dentro il santuario, sono questi marmi che riportano i legati. Cioè i legati che cosa sono? Sono delle offerte in denaro e non solo, lasciate al santuario e per il beneficio del santuario. Cioè, sono convinto che arriveranno degli altri ex voto e io non so se concretamente la Madonna miracolerà qualcuno oppure no. Nel 1630, quando ci fu la peste, nessun fioranese morì di peste e quindi attribuirono questo al miracolo, alla protezione della Madonna. A Fiorano purtroppo ci sono delle persone che sono ammalate, purtroppo qualcuna è anche morta, quindi diciamo che non siamo stati salvati da questa pestilenza, ma io sono convinto che molte persone dopo, quando finirà tutta questa tragedia, ringrazieranno la Madonna e mostreranno questo anche con dei segni di devozione. Già oggi, durante questa pestilenza, stanno arrivando dei segni di devozione, delle offerte alla Madonna. Quindi io sono convinto che molte persone la ringrazieranno.